non so neanche io cosa è successo veramente in quell'attimo. La palla solo più visto che se ne andava su, in su, e si vede che cercando di riprenderlo ancora, devo averla ancora allungata persino con l'altro braccio, e arrivato Bordone ha fatto gol. Questo lo sconsolato commento del portiere del Lazio Garella alla sua mezza papera che ha permesso al Foggia di andare in vantaggio sul tiro conclusivo di Bordon. Eravamo solo al quinto minuto e la doccia gelida, così all'improvviso, ha lasciato i padroni di casa senza fiato per quasi tutto il primo tempo. Il Foggia è ovviamente arretrato a difesa del risultato e la Lazio non ha saputo ordinare le sue idee giocando male e senza troppa convinzione. Le cose migliori vengono verso la fine del tempo, ma le punte Clerici e Giordano si mostrano poco opportuniste, come in questa azione al 41esimo, quando, su punizione di Lopez, Giordano di testa perdona il portiere Memo, che pure si esibisce in una bella parata. Nel secondo tempo la Lazio incalza con maggior convinzione. Il Foggia si arrocca sempre più davanti alla porta di Memo e si rende pericoloso in contropiede solo in due o tre occasioni. Di palle pericolose nell'area rossonera ne arrivano parecchie, ma manca sempre il tocco decisivo per mandarle dentro la rete. E tra Clerici e Giordano di tocchi decisivi ne avrebbero potuti dare diversi. Al 13esimo arriva finalmente il gol. Avanza bene Cordova, tira rasoterra, il terzino Gentile mette il piede per intercettare, ma combina il guaio. La palla si impenna e poi a parabola scavalca il portiere. Il risultato di 1-1 sta più che bene ai foggiani, come ha dichiarato a fine partita l'allenatore Puricelli, e perciò i rossoneri continuano nella loro tattica difensiva. Tanto ci pensano i laziali a mangiarsi alcune belle occasioni. Al 25esimo la Lazio va ancora più vicina al gol, ma questa volta su un bel tiro di Clerici è il terzino Gentile, lo stesso dell'autogol, a salvare di testa in angolo a portiere battuto. La partita continua sullo stesso cliché con la Lazio tutta in avanti, ma l'ultima grande emozione arriva al 34esimo e capita proprio dalla parte opposta del campo. Su uno dei pochi ma incisivi contropiede dei foggiani, Bordon avanza tutto solo, Garella gli va incontro e Bordon non si sa come spara alto.